Delusione per un Napoli apparso stanco e confuso che non va oltre l'1-1 con il Sassuolo e perde la testa della classifica. A fine gara Marek Hamšík non fa comunque tragedie e spiega come mai è avvenuto questo passo falso. Abbiamo fatto una ottima partita, però lo stesso poteva vincere anche soffrendo. Abbiamo avuto una palla gol clamorosa su 2-1, però sicuramente non dobbiamo essere soddisfatti di questa prestazione. Avete avuto il merito di provarci fino alla fine, però a un certo punto è prevalsa l'ansia da prestazione, cioè da fare un altro gol che non è mai arrivato. No, l'ansia no, su questo non sono d'accordo. Il mister sempre dice che dobbiamo fare il nostro gioco e stare tranquilli, girare palla e riuscire a provare a fare altro gol. Quello abbiamo fatto. Purtroppo qualche volta abbiamo perso palloni dove Sassuolo ha fatto belli contropiedi e è stato pericoloso su questo punto di vista. Come al solito Rafa Benitez riesce a spiegare che cosa è successo, forse un po' meno riesce a spiegarsi come mai il turnover non è andato a posto. Grandi difficoltà per la linea difensiva, ma c'è un obbligo, quello di cambiare gli uomini perché sabato si torna già in campo. Prima la partita abbiamo parlato di questo, che poteva essere una partita pericolosa perché dopo avete perso 7-0, potevano dire no, è una partita facile. Noi sappiamo che non era una partita facile, sappiamo che poteva essere così con una difesa di 5 e dobbiamo fare il nostro lavoro offensivo alla stessa volta avere un equilibrio difensivo che non abbiamo avuto. Non abbiamo avuto questo, merito del Sassuolo che l'ha fatto bene in questa fase difensiva e dopo la ripartenza, e noi dobbiamo imparare per la prossima volta e controllare meglio queste partite.